Possiamo cominciare? Chi comincia? Allora. Torniamo alle vecchie abitudini. Buongiorno. Allora, si dice nella vita che le gioie te le devi guadagnare, no? Devi soffrire. E invece le sofferenze ti arrivano tra capo e collo quando non te le aspetti, no? È la data a zero come prima domanda. Questa è la mia. In questi casi ci sono due aspetti da valutare: uno tecnico, come risolvi il problema, l'altro psicologico, perché quando c'è un infortunio così grave all'interno di un gruppo, soprattutto in una fase così delicata del campionato, che effetto può produrre? Se di disperazione oppure di reazione immediata, per dire insomma non c'è lui, però ci mettiamo un 10% in più tutti gli altri e vediamo come viene fuori, qual è la situazione. Oh, ieri era Venerdì Santo. E nel Venerdì Santo ieri ho fatto una riflessione. Io sono religioso. Sei abituato a pensare a quello che è capitato a Gesù, ma non che capita a te. Invece ieri poi ti capita una cosa che non ti aspetti, e che capita a noi, e che richiede appunto tante letture, perché è un ragazzo che si è subito inserito benissimo da tutti i punti di vista nel gruppo, in un episodio anche banale, perché da solo, ma poi non è il problema, perché è un problema quando è il tendine, è una roba che si è sfilacciata, quindi è solo questione di capire quando è il momento, quindi non c'entra niente all'allenamento. Poi io ho avuto un'esperienza, perché giocando a tennis con mio papà gli è capitato uguale, e mio papà racconta che io ho fatto sto pallonetto, ha detto qualcuno mi ha tirato una pallina da dietro, e lui ha detto qualcuno mi ha dato un colpo da dietro, ma era da solo, e quindi io ho capito subito cosa era successo, purtroppo. Però bisogna, come sempre, guardare avanti e cercare soluzioni e far sì che sicuramente non gli saremo vicini, perché è un ragazzo che se lo merita, ma questo vale per tutto sto gruppo. Mi spiace parlare di lui perché sembra, non vorrei togliergli agli altri, però giustamente lui adesso si merita qualche parola in più. E anche lui deve essere bravo in ogni caso a far sì che porti una crescita, non un vantaggio, perché poi dopo è tutto, il vantaggio ormai non c'è più. E noi come squadra dobbiamo anche su questo dimostrare che siamo bravi a trovare soluzioni, a guardare avanti, a non piangersi addosso, a non cercare alibi, ma andare dritti per la nostra strada. Come è capitato dopo il pareggio di Lecco, anche se sono cose completamente diverse, però logico che sono cose emotive che puoi subire. E qua sappiamo che per lui quest'anno è finita. È una frase di circostanza che noi allenatori usiamo sempre, che è quella che sarà un'opportunità per altri, che è vera, perché è vera, perché la storia del calcio ti dimostra che tante volte dà anche dei infortuni e poi dopo c'è la rinascita di altre situazioni. Adesso, senza andare a dire questo, noi pensiamo in modo a gruppo, a creare alternative, soluzioni, abbiamo lavorato sempre bene in ogni caso, e quindi no, ma si va a giocarci a partita anche per lui. Mister, con l'infortunio di Sgarbi, Bologa in pole position o c'è anche qualche speranza per Soresen? Ci saranno cambiamenti, ovviamente, che già è individuato per la partita di Genoa, soprattutto in attacco, o verranno confermate più o meno la formazione degli ultimi tempi? Ma Bologa, secondo me, anche Soresen, tutti e due hanno le capacità e le qualità per fare anche quel tipo di ruolo. Quindi poi adesso vediamo, domani è un'altra giornata. Oggi è stata più una giornata di scarico dove abbiamo fatto poco, quindi domani vediamo qualcosa in più, sapendo che sono due alternative che possiamo utilizzare. Davanti non so, vediamo che là davanti. Mister, tornando sull'infortunio di cui stiamo parlando inevitabilmente adesso, no? Quello che stupisce chi, i non addetti ai lavori come noi,
è che si sia verificato non durante una fase di allenamenti particolarmente intensa con carichi di lavoro enormi, ma in una dinamica che ci ha spiegato mentre il ragazzo correva. Questo, agli occhi di chi non conosce in maniera approfondita come il sottoscritto certi meccanismi, appare assolutamente inspiegabile e acuisce il dolore. Parlo di dolore perché è vero che parliamo di calcio, però siamo qui a parlare di calcio e parliamo di calcio, poi nella vita ci sono cose più gravi. Credo che questa sia una mazzata devastante per la tua Ternana. Poi tu porrai rimedio, troverai delle soluzioni, tutti gli altri daranno il 10% in più, ma francamente per il ruolo e per il rendimento, quindi braccetto destro, 8 partite esemplari, è difficile da metabolizzare questa assenza. Allora, sul discorso dell'infortunio e delle dinamiche dell'infortunio, allora adesso io non voglio fare il dottore, quindi cerco di dare una mia interpretazione, prendetela per come, per quello che è. E mentre un infortunio muscolare spesso e volentieri è dovuto a un episodio scatenante, il tendine d'Achille, la rottura del tendine d'Achille è un'usura quasi del tendine che porta il tendine a uno stato che può graduale, che può succedere in qualsiasi momento, quindi non puoi, magari anche, cioè, lui non sentiva niente, aveva fastidio all'altro tendine, per fare un esempio, però sicuramente nel tempo l'usura l'aveva portato ad essere, e poi dopo la rottura è una goccia che fa traboccare il vaso, ma è quella che è meno importante, tra virgolette, poteva succedere oggi come tra una settimana, cioè, quindi non è il discorso degli allenamenti, ma è proprio il discorso di usura del tendine d'Achille. E sull'altro discorso, io ci sono rimasto molto male, però allo stesso modo ho tanta voglia ancora di più di far bene, e questo deve essere l'atteggiamento nostro. E sono convinto e ho estrema fiducia nei ragazzi e in chi può essere chiamato in causa, a prescindere da chi sarà, con l'idea che secondo me abbiamo più alternative. Salve mister, allora Pirlo ha avuto, diciamo, dei rientri importanti in rosa, tant'è che insomma la panchina si è notevolmente allungata. Paradossalmente noi adesso abbiamo magari un piccolo problema organizzativo per la difesa, che avevamo trovato la quadra, però la domanda che volevo farle è questa: innanzitutto, in che condizione siamo in fase d'attacco, quindi se Faviglia è disponibile, se sta bene, se è utilizzabile per la partita? E poi se la spaventa in qualche modo il rientro di questo Borini, che in teoria dovrebbe essere titolare, perché da quello che dicono in quel di Sampdoria, come si dice, Borini dovrebbe essere titolare, o in ballottaggio con De Luca addirittura entrambi giocare. Questa cosa può influenzare la sua, ovviamente, concezione di come mettere in campo l'11 titolare? Ma loro vengono da un ottimo periodo, perché nelle ultime 5 partite hanno fatto 4 vittorie, e quindi logico che stanno carichi, e lo stadio sarà pieno, stanno recuperando giocatori, però è sempre il solito discorso: poi in campo si va in 11 e in campo a partita si parte sempre da 0-0 e poi bisogna vedere come va a finire. Noi, nel massimo rispetto di una squadra forte, che ha visto sicuramente un percorso reso più arduo da tanti motivi, da quelli societari agli infortuni stessi che ha avuto di lunga data, a tante cose che non l'hanno aiutata, ma che adesso sicuramente sta venendo fuori. Però il nostro atteggiamento è sempre stato quello, tipo Palermo, di aver massimo rispetto, ma sapere che anche abbiamo noi delle armi importanti che possono far male. Favilli ha iniziato a allenarsi ieri un pochino con la squadra, oggi di più, fa parte del gruppo, poi valuteremo come e se può darci una mano, però insomma il pericolo che pensavamo dopo la partita è rientrato pienamente. E non è una partita facile, sappiamo, però sappiamo anche che noi stiamo lavorando bene, abbiamo convinzione dei nostri mezzi. La sosta è stata una pausa, forse in un momento che non dico che non ci voleva, però in ogni caso stavamo bene anche prima, e quindi niente, ma è il solito discorso: non ci sono scuse o alibi, c'è da spingere, da fare la nostra partita,
sapendo che loro possono avere tante alternative sia dall'inizio che in corsa, ma non solo dal punto di vista degli interpreti, ma anche dal punto di vista degli schieramenti, perché a volte gira, fa 3-5-2, 3-4-2-1, fa più soluzioni, e quindi insomma dobbiamo essere bravi a far bene tutte e due le fasi, sapendo anche questo, come si dice sempre, che dentro la partita ci saranno momenti in cui si sarà a soffrire e momenti che magari le cose ti vengono meglio e devi spingere forte in quei momenti. Hai detto che hai diverse alternative, no, a Sgarbi, come la vedo io, però alternative diverse da Sgarbi, come caratteristiche di calciatori che potrebbero giocare al posto dell'infortunato. Questo ti impone, potrebbe importi un atteggiamento diverso in campo? Mi spiego, Sgarbi è uno che sale spesso, che alza la difesa, giochi con un difensore, Sorensen non ha le stesse caratteristiche, sei costretto a giocare un pochino più bloccato dietro. Ma è logico che le caratteristiche dei giocatori danno una certa inclinazione al gioco e agli sviluppi, però è anche vero che le idee più o meno, è da un po' che lavoriamo su quelle idee con tutti quanti, poi anche là, tante volte le cose le vedi in corso d'opera, si parte, si vede, si adegua, magari ti migliori su altri aspetti e poi si vede cosa, come intervenire. Cioè in questo momento non c'è da pensare a cosa potrebbe capitare, ma a trovare più alternative casomai quando capitasse qualcosa, ecco. Mister, buongiorno. E tanti auguri. Grazie. Grazie. No, ma quanti anni? Sono tanti. 76. Vabbè. Complimenti. No, ti porti bene. Qualche acciacco, vabbè, comunque. 48. Sì, 48 è l'anno di nascita. L'anno di nascita. Quindi, no, dicevo, è pensabile, visto un po' questa assenza di Sgarbi, come diceva Massimo, anche insomma la differenza, pensabile un utilizzo diverso in chiave difensiva, un atteggiamento tattico diverso, non a 3 ma a 4? Noi abbiamo delle rotazioni, però cambiare, credo che facciamo fatica a cambiare i nostri modo di stare in campo, ma anche perché poi dopo gli allenamenti li hanno provato sempre tutti, noi mischiamo sempre tutto e rendiamo partecipi tutti quanti, quindi non è un problema da quel punto di vista. Non so se conviene, perché l'idea, la paura è che se cambi modulo magari vai a perdere anche delle altre certezze che invece in questo momento sono, fanno parte del nostro modo di stare in campo. Poi anche là mancano 8 partite e ma io allora, nel massimo rispetto di Filippo, perché veramente mi è spiaciuto non tanto, di più, ho il dovere, il diritto, no, proprio il dovere di guardare avanti. E nel guardare avanti si spinge e si va senza tante storie. Poi dopo ci spiace e sicuramente cercheremo di fare il meglio possibile anche per lui. Allora, due domande. La prima è una mia curiosità personale. Teorica, in linea molto teorica, dalle mura potrebbe essere adattabile come braccetto di destra? Seconda domanda, sono tornati in settimana dalle loro nazionali Zubarek e Pyhtia, sono stanchi, sono a posto, sono pronti magari uno dei, per esempio Pyhtia, per giocare o un pochino stanco? Ma Diak dalle mura ha fatto anche il braccetto di destra, poi in questo momento manca anche Lucchesi per squalifica, quindi non è che possiamo inventarci tanto. Vabbè, pensiamo a questo. Zubarek non credo sarà disponibile, non è disponibile, credo che abbia avuto qualche problema come prima, e invece Piti è tornato, sta bene. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Buona Pasqua. Grazie. Una sottolineatura sulla sosta, è sempre un momento difficile, no, da interpretare, perché sia quando si fa l'ultima partita prima della sosta, sia quando soprattutto si ricomincia dopo la sosta, ci sono delle incognite, non si sa mai bene come si è lavorato, com'è l'approccio giusto, no? Da questo punto di vista
anche con tutti i nazionali che sono tornati, hai avuto delle difficoltà nel rimettere in sesto il gruppo, e che tipo di lavoro avete fatto da un punto di vista atletico, cioè se avete caricato ancora, visto che mancheranno 8 partite da giocare in 40 giorni, quindi di fatto non ci sarà più tanto tempo per fare la settimana tipo, e quindi ecco, tipo di lavoro e come hai ritrovato i ragazzi che tornavano dalle nazionali. Ma il lavoro è stata una via di mezzo, certamente, soprattutto la prima settimana, andare a spingere, però poi dopo anche cercare di ricreare quelle situazioni che sono simili alla settimana tipo, quella della partita, quindi 3 giorni intensi e poi dopo lavorare, abbiamo fatto la partita tra di noi, cioè, abbiamo fatto, allora noi certamente quando ci sono le soste cambiamo lavoro, però è anche vero che crediamo molto nel nostro lavoro settimanale, quindi cerchiamo di dar continuità anche quando c'è la sosta a quel tipo di lavoro più possibile. Per i nazionali è stata una sosta migliore delle altre, perché hanno fatto una sola partita e soprattutto quegli italiani dopo giovedì erano già qua, quindi già per esempio la partita tra di noi l'hanno fatta, quindi per dire che è stata come se avessero saltato 3 allenamenti, quindi va bene. Su come ci si ritrova è un problema che hanno tutti, anche a Sampdoria appunto veniva da tanti risultati positivi, quindi la sosta credo che anche per loro possa essere un'incognita. Poi è sempre il solito discorso, quando fischia l'arbitro si riparte tutti insieme e si vede, tutto quello che è stato fatto prima conta poco. Buongiorno mister. Buongiorno, ciao. Allora, domanda a tutto tondo, che Ternana ti aspetti, che Sampdoria ti aspetti? E la seconda è, dopo Pisa, altro record di presenze per i tifosi in trasferta, bello, magari spinti anche dal gemellaggio, diciamo abbastanza longevo, perché parliamo di più di 40 anni. Sì. Quindi anche che ambiente ti aspetti al Ferraris di Genova? Bello, sì, perché adesso io ero rimasto a 900. No. Quando sono uscito da casa è 654, mi risultava. Ok. 655 euro di Pisa, quindi tanta roba. Beh, sono tanti. Ma poi c'è anche oggi e domani. Vabbè, poi. Ed è questa una bella cosa, perché sia a Pisa, ma anche già da Reggio Emilia è stato un bel vedere, un bel anche vivere assieme la partita. Anche se penso che anche loro non saranno pochi, perché Pasquetta ha risultato, poi loro. Io calcisticamente, se faccio il mestiere prima di calciatore, poi quindi di conseguenza lo devo a loro, perché io parto da primavera della Sampdoria, quindi insomma logico che è un posto che conosco bene, anche se ne è passata di tempo. Ivano c'era. Che Ternana mi aspetto? Spero, perché poi dopo finché appunto di trovare la Ternana che ho lasciato, ma abbiamo fatto di tutto perché sia così, anzi abbiamo fatto anche qualcosa per migliorarla, perché il nostro modo di vivere la settimana c'è sempre quello di alzare l'asticella e provare a mettere sempre qualcosa in più. E la Samp mi aspetta una squadra con entusiasmo, che ha sicuramente ha preso anche autostima nell'ultimo periodo, che ha recuperato giocatori importanti, però che ha anche dei punti deboli, che noi dobbiamo essere bravi a usarli, molti, pochi, tanti che siano, non so, anche se ne avesse uno solo dobbiamo essere bravi a usarli al massimo con le nostre caratteristiche, che sono convinto che possono mettere in difficoltà chiunque. E poi dopo la partita è frutto di tante cose, noi dobbiamo sapere che mancano 8 partite, in queste 8 partite non dobbiamo lasciare nulla di intentato per ogni partita. Mister, torno brevemente su Pitia, che prima ha citato il collega Paolo Grassi del Messaggero. Dicevi che sta bene ed è utilizzabile, però ti chiedo, nelle ultime settimane ha giocato un po' più di De Boer nel ruolo di interno sinistro, anche se poi Pitia è mancino, De Boer è destrorso, ma insomma si adatta tranquillamente. Resta favorito il finlandese, oppure anche alla luce del viaggio diventa veramente un ballottaggio alla pari? Seconda domanda. Abbiamo parlato di Sorensen, Boloca, che è vero che 4 mesi fa era all'Albenga nella Serie D Ligure, però è anche vero che ha fatto 2 panchine con Mihajlovic col Bologna in Serie A, col compianto Mihajlovic, ed è cresciuto nella Juventus. Ti chiedo, è un'ipotesi residuale o se la gioca con Sorensen?
nel ruolo di braccetto destro? Bologa io non lo conoscevo quando è arrivato qua, ma è arrivato in prova. Dopo 3 giorni ho stato il primo a dire al direttore: prendilo, perché insomma è un ragazzo che ci sta. E quindi c'ha, gioca e ha le possibilità. Nel primo periodo ha fatto un po' fatica ad adattarsi ai nostri ritmi, perché logicamente sono categorie diverse, però adesso è un bel po' che spinge, che fa, e mi piace, ha delle bellissime caratteristiche. Poi appunto da valutare sono tante cose, però c'è un giocatore che per quel ruolo secondo me può farlo, e può farlo anche bene. Su Pitia e su De Boer dipende un po' da come ci sto ancora pensando, come voglio iniziare la partita e magari come voglio portarla avanti, perché sono caratteristiche di gioco diverse. Mister, la Ternana chiuderà il giorno di Pasquetta, a prescindere che deve pensare non ai risultati delle altre, ma deve fare il cammino con l'obiettivo mirato. Potrebbe essere un vantaggio conoscere il risultato delle altre squadre? No, per me no, non cambia niente, perché alla fine non è che sempre dobbiamo fare la partita noi. Ci sarà qualcuno che farà dei punti, qualcuno che li perde, ci sono anche degli scontri diretti, quindi sicuramente noi dobbiamo pensare a noi e pensare in queste 8 partite a fare più punti possibili senza tante storie, perché calcoli, cioè, no, secondo me non ha proprio senso farli. Buongiorno mister. Ciao, buongiorno. Auguri anche da me. Grazie. Volevo un attimo concludere con qualcosa di positivo, poi non so se c'è la domanda della collega. Ti chiedo, non te l'ho mai chiesto, se ti è mai capitato di allenare una squadra così con tanti giovani, con questo numero elevato di giovani, e quant'è il tuo apporto alla crescita di questi ragazzi? Perché poi, sì, sono venuti a Terni con ottime credenziali, ma la B non ti perdona se sbagli l'approccio, se sbagli allenatore, insomma. Soddisfazione, quindi consapevolezza che stanno facendo un buon percorso. Ecco, le sensazioni da questo punto di vista. Che mi sembra che tutti stiano dando il contributo che certo devono. Allora, io non mi sono mai posto problemi di età, ma non qua, anche da altre parti. E l'ho detto all'inizio, ho detto a me basta che siano bravi, e sono arrivati tutti i ragazzi bravi. Certamente, non dovrei dirlo io, ma stiamo facendo qualcosa fuori dagli schemi, perché nessuno ha i 2003-2004 che abbiamo noi in campo, tutte le partite. Ma questo non è un vanto, perché se non centriamo il risultato finale c'è poco da vantarsi. Forse è la dimostrazione che in ogni caso si può anche lavorare tranquillamente con i giovani, perché io vedo le distinte. Adesso la Sampdoria sarà l'unica che ha dei giovani in campo titolari, ma secondo le altre volte già trovare un 2003 fai fatica, e noi abbiamo 4-5 sempre titolari tra 2003 e 2004. Detto questo, come posso dire, forse io non mi sono mai fatto questi problemi, perché proprio sono partito dalla primavera, dalla regina, e mi sono accorto che se tu codifichi e hai un certo tipo di proposta, i ragazzi fanno poi quello che gli chiedi, quindi non è un problema di età, ma anche di come li proponiamo noi, e soprattutto non devono sentire appunto giudizio solo perché sono giovani, devono sentire il giudizio che hanno anche gli altri se sbagliano, ma non perché sono giovani, ma perché nel percorso devono migliorare. È una bella cosa, ma io non dico, veramente mancherei di rispetto agli altri esperti che invece stanno facendo un bel lavoro, anche loro poi sono giovani, no? Sì, sia di chi gioca e anche di chi magari ha trovato meno spazio, perché stesso di Dionisi, Federico è uno che gli dà una grandissima mano tutti gli allenamenti, che non vuol dire che lui non sia contento, che sia contento così, perché so che lui vorrebbe giocare di più, però l'atteggiamento è spettacolare da parte veramente di tutto il gruppo. Comanda il fatto che se ci salviamo può essere una cosa che va detta, se no tanto vale dire cosa dobbiamo far meglio, come sempre. Noi dobbiamo solo pensare a far meglio e a fare e centrare l'obiettivo alla fine. Poi dopo queste considerazioni, secondo me, che sono sicuramente belle, però dobbiamo fare dopo. Mister, una considerazione: è chiaro che la qualità della prestazione che la Ternana fa normalmente in campo è sempre legata al risultato, come diceva lei, e quindi un giudizio scevro da questo rimane nel calcio difficile. Però io volevo sottolineare, qui chiedo se lei è d'accordo con quello che ho visto io, poi me lo dirà lei,
al di là del fatto tecnico che abbiamo una squadra di giovani, come ho poc'anzi detto, senza che sto a ripetere, quello che ho notato con la differenza di altri spogliatoi degli anni passati della Ternana, che nella scelta probabilmente di questi giocatori si sia guardato anche molto l'aspetto uomo. Cioè quello che diceva lei, giocatori che non hanno giocato, che comunque si sentono parte del gruppo, che danno una mano ai più giovani, situazioni durante l'anno di alti e bassi che potevano portare a momenti anche di depressione dal punto di vista, no, agonistico. Certo. Io ho visto sempre questi ragazzi, quando sono venuti agli allenamenti o comunque in quello che abbiamo potuto vedere, sempre con il sorriso e con la voglia di provarci. Questo secondo me è un aspetto che va sottolineato, perché poi nella situazione in cui ci troviamo, probabilmente anche la difficoltà come quella di adesso di Sgarbi viene recepita in maniera diversa da altri spogliatoi, dove magari le qualità possono essere anche superiori, ma se manca questo aspetto mentale diventa un problema per tutto il gruppo. È d'accordo? Sono perfettamente d'accordo, perché è proprio vero. Tante volte si parla di gruppi, di bei gruppi, però tante volte qua invece è proprio così. Era così anche prima di gennaio. Gennaio onestamente è stato un mese turbolento, però secondo me ci sta anche, perché alla fine, per tanti motivi e per la piega che aveva preso dall'inizio, ci sta anche. Però la forza e il valore l'hanno dimostrato, finito il mercato, come sono tutti quanti veramente ripartiti con l'atteggiamento giusto, ma l'ha dimostrato anche lo stesso, faccio un esempio, Luperini, sapevamo tutti che aveva il desiderio di cambiare aria, nel momento in cui, e che la società abbia fatto proprio bene, non è stato lasciato andare via, dal giorno dopo aveva un sorriso grande come una casa, come quasi che fosse contento di che fosse andato a finire così, e lo sta dimostrando tutti i giorni. E quindi veramente è un gruppo che ha dei grandi valori e ha una grande capacità di mettersi alle spalle le difficoltà e di guardare avanti. Poi è normale che ci siano delle gerarchie nelle scelte mie, anche se sono elastiche, e ci siano gente che giustamente è scontenta quando non gioca, però dove si vede che sono veramente, che è un bel gruppo, perché al di là di questa, appunto, contentezza quando c'è, l'intensità degli allenamenti è sempre spettacolare. Cioè non c'è mai un ragazzo che tira indietro, che molla o che dimostra la sua scontentezza durante l'allenamento, e vanno tutti forte sempre, ed è una cosa per l'allenatore spettacolare, bellissima, e che ti dimostra appunto il valore del gruppo. Ciao, vabbè. Mister, con il direttore, anzi il direttore sportivo, te l'ha raccontato l'ultimo Sampdoria Ternana? No. Come è andato, visto che c'era? No. Lo faccio raccontare. C'è da raccontare, vero Ivano? 1-0 Bazzani, 2-1 Ternana, Fricca, doppietta Fricca. Ma non me l'ha raccontato. Vittoria a Genova contro la Samp. 2002-2003. Quando poteva tenere in Serie A, quell'anno là era? No, l'anno prima. Buongiorno mister, buongiorno. Auguri di buona Pasqua. Volevo ritornare un po' sul possibile sostituto di Sgarbi. Abbiamo parlato di Bologa e di Sorensen. Ci potrebbe essere anche la soluzione Casasola in quel ruolo, ed eventualmente spostare sulla linea dei centrocampisti Favasuli? Al di là che è successo talmente da poco che ancora sto lavorando su tante idee. Però noi sviluppiamo bene a destra e adesso anche a sinistra stiamo sviluppando meglio, quindi andare a cambiare tante cose per fare esperimenti bisogna mettere in considerazione, cioè bisogna stare anche attenti, secondo me. Non lo so, è un'idea che come flash può essere stata là, però in questo momento sto più andando verso altre strade. Ok, grazie a tutti, auguri buona Pasqua a tutti. Ciao a tutti.